Si è svolta nei giorni scorsi la seconda edizione della manifestazione 6.000 anni di ceramica, che ha lo scopo di valorizzare la storia e le odierne produzioni ceramiche a Sesto Fiorentino attraverso una serie di iniziative che coinvolgono il polo scientifico universitario e l'archivio della ceramica sestese. Allo Smannoro, in una struttura per la verità piuttosto appartata, ha sede l'archivio della ceramica sestese, la cui visita riserva delle piacevoli sorprese. Sandra Buti lavora al Comune di Sesto nell'ufficio sviluppo economico e gestisce e amministra questa struttura, che è una struttura di valore incalcolabile e direi ancora poco conosciuta a Sesto. Raccoglie modelli in gesso, forme, bozzetti e spolveri di due delle manifatture sestesi più antiche e più importanti, che sono la ceramica artistica Ciulli e la manifattura Egisto Fantelli, di cui si può vedere nell'altra sala i referti. Com'è stato possibile questo recupero? Questo recupero è stato possibile perché i proprietari delle due manifatture hanno deciso di depositare presso il comune questi materiali. È stato fatto all'inizio degli anni 90. I materiali erano in condizioni, diciamo, dovevano essere tutti ripuliti, restaurati, assemblati. Questo lavoro è stato fatto all'interno di questa struttura. Quindi qui si trovano gli originali in gesso da cui poi venivano... Da cui poi venivano realizzate venivano fatte le forme e da cui poi si faceva la duplicazione dei materiali. Qui avete anche ritrovato un notevole archivio fotografico che documenta... Questo archivio fotografico dell'archivio Cirri è stato depositato da Rolando Cirri, che è uno dei, è stato uno dei dirigenti della Riccia Genori negli anni 30 e che dove documenta questo materiale. Sono circa 3.000 le foto, sia la produzione della manifattura Riccia Genori negli anni 30, sia tutte le fasi della lavorazione. Un 10% di queste foto documentano proprio circa 300 tutte le fasi della lavorazione di come veniva realizzata negli anni 30. Seconda edizione della rassegna 6.000 anni di produzione ceramica a Sesto Fiorentino. Ovviamente il titolo può sembrare un po' provocatorio perché le produzioni di 6.000 anni fa non avevano certamente le caratteristiche delle produzioni attuali, però noi abbiamo voluto ugualmente dare questo titolo perché riteniamo che ci sia un legame stretto tra quella che è la nostra storia, da quelle che sono le nostre tradizioni, quindi partendo dai ritrovamenti delle produzioni ceramiche di tempi antichi e 6.000 anni, perché i primi ritrovamenti risalgono alla fine del Neolitico. L'anno scorso avevamo esposto qui una fornace ritrovata qui nel nostro territorio risalente a 6.000 anni fa, proprio i famosi 6.000 anni che dicevamo. E dicevo prima, la storia, la tradizione si collegano sicuramente a produzioni molto più recenti, perché ecco, la nostra storia recente per quanto riguarda la ceramica risale alla prima metà del 1700 con la nascita della Genori. La Genori, che pur è un protagonista di questo evento, stamattina abbiamo ricevuto in dono da parte dell'azienda Genori un splendido oggetto che è collocato all'interno del comune di Sesto Fiorentino. Ecco, dalla Genori sono scaturite poi nel corso degli anni una serie di aziende importanti che hanno fatto la storia della ceramica nel nostro territorio. Due di queste aziende, la Ciulli e la Fantechi, proprio diciamo fondate, realizzate da ex dipendenti della Genori, che nel corso degli anni poi hanno fatto scelte diciamo diverse. Ecco, noi abbiamo in questo luogo i calchi, i gessi, gli spolveri, tutti oggetti di grande importanza, tutti oggetti estremamente preziosi che poi sono di fatto l'archivio della ceramica di Sesto Fiorentino. Quindi vorrei dire non sono soltanto dei bellissimi pezzi di gesso, ma sono parte della nostra storia, della storia della nostra città. È sicuramente parte della nostra storia da tutti i punti di vista, dicevo, storico, artistico, economico.
perché la ceramica a Sesto Fiorentino, perlomeno per un certo periodo, è stata parte determinante della nostra economia. È chiaro che poi le scelte sono state diverse, e meno male sono state diverse, perché la scelta di Sesto, della produzione sestese, di andare anche in altre direzioni ha fatto sì che Sesto sia, nonostante anche in questo momento di grande crisi, la zona di Sesto, ma io direi tutta la piana in qualche modo, dà delle risposte un pochino meno drammatiche rispetto a altri luoghi. 6.000 anni di produzione ceramica a Sesto, ecco, io ritengo che debba andare avanti negli anni e che debba mantenere quelle caratteristiche che sono un percorso che nasce dalla storia, un percorso che nasce dalla produzione più antica e più recente, e che poi si sviluppa e che va anche a affrontare il tema dello sviluppo, il tema dell'innovazione. Tant'è vero, nel giro, nel tour che compone, diciamo, l'evento di quest'anno, ci sono delle visite al polo scientifico tecnologico qui di Sesto Fiorentino, vari laboratori di chimica. E lì ci sono dei laboratori dove si studiano i materiali ceramici, ci sono laboratori dove si fanno degli esperimenti, e questa è una parte importante che può essere appunto la risposta a quella parte che mi dicevi prima, di quale può essere lo sviluppo, ma io direi non solo lo sviluppo della festa, non solo lo sviluppo dell'evento, ma lo sviluppo nei confronti di un settore che non può essere dimenticato, che è la storia e l'economia di Sesto Fiorentino, la ceramica.